Il tanto atteso sì della coppia Zingaretti-Ranieri è stato pronunciato sabato scorso alle 19.45 circa nella sala degli stemmi del castello di Donna Fugata, maniere ottocentesco utilizzato anche come dimora della famiglia mafiosa dei Sinagra nella serie TV Il commissario Montalbano, di cui Zingaretti è protagonista. Tantissimi VIP, gli amici e i familiari che si sono recati nella location Iblea per celebrare quello che da molti è stato definito l'evento più cool dell'anno. Il rito civile è stato celebrato dal sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, che è stato uno tra i primi, accompagnato dalla figlia, a calpestare il lunghissimo red carpet. Il primo cittadino di Ragusa si è dichiarato più emozionato di quando si è sposato lui. Dopo il suo ingresso nel castello, sono stati in tanti i VIP che hanno sfoggiato i loro eleganti e colorati abiti, sfilando per il lungo tappeto rosso. A percorrere al contrario il percorso rosso, invece, è stato lo sposo. Zingaretti, infatti, uscito dal castello, è venuto a salutare le tante persone che erano lì ad aspettarlo per fargli gli auguri, non nascondendo la forte emozione. Si è trattato di capire dove potevamo sposarci, c'è venuta quasi naturale, anche perché lui ci siamo conosciuti in Sicilia. Ci siamo conosciuti per l'esattezza nel Trapanese, poi dopo siamo venuti qui a girare, insomma, è venuta naturale. Ci può anticipare qualcosa sul viaggio di nozze? Viaggio di nozze sul set da lunedì in poi, quindi rimanderemo perché noi siamo qua per lavorare, quindi... Una cerimonia blindata, così si può definire. Non c'è stato modo infatti di avvicinarsi ai locali dove si è tenuto il ricevimento, ma tra le notizie trapelate dal maniere ottocentesco si è saputo che entrambi gli sposi si sono emozionati e che la piccola Emma, nata nel 2011, era seduta vicinissima ai due genitori. L'aperitivo è stato servito nel giardino, decorato con suggestive lanterne. Per la cena, curata dallo chef ragusano Ciccio Sultano, invece gli sposi hanno preferito la terrazza ottocentesca. L'abito della sposa, che prima del rito civile non si è mostrata al pubblico, pare fosse di colore bianco con ricami in rosa e stranamente ampio, che nascondesse una gravidanza. Per il momento sono tutte supposizioni. A noi non resta che augurare tanta felicità ai due novelli sposi e alla loro bambina, come anche ha suggerito Isabella Ferrari. Auguri Luca, auguri Luisa, bocca al lupo, auguri anche Emma. Ciao.